Benvenuti in questo nuovo Svuota la Spesa settimanale. Come state? Oggi è lunedì 2 settembre, sono stata alla Lidl e sono stata da Aldi. Ci sono delle offerte molto interessanti alla Lidl. Ho comprato infatti delle cose carine, oltre a un po' di spesetta settimanale di cui appunto avevo bisogno. E quindi ve le faccio vedere perché sono delle appunto sono dei prodottini che trovate per tutta la settimana. Se vi interessano, quindi potete approfittare. Allora, vi faccio vedere quello che ho comprato da Lidl. Da Lidl ho speso 81 euro. Allora, partiamo dai cracker. Ho comprato questi con riso soffiato, ricordo di averli provati già e mi piacciono tantissimo e quindi ho ricomprato loro. Ho comprato anche i cracker Doriano, la confezione è aperta perché in macchina stavo morendo di fame e quindi ho mangiato un pacchetto di cracker. Questi della Doriano mi piacciono tantissimo, era da una vita che non compravo i cracker e così un po' come smorza fame ogni tanto magari me ne concedo un pacchettino, magari anche quando vado fuori, so che devo stare tante ore fuori, mi porto un pacchettino di cracker dietro. Poi ho acquistato la Osella. Io devo dire non l'ho mai mangiata, almeno non ricordo di averla mai mangiata. Siccome devo iniziare un po' un regime alimentare particolare, ho visto che la Osella è tra quei pochissimi formaggi che posso mangiare e quindi l'ho acquistata e la vado a mettere in frigo. Abbiamo preso una confezione di grana padano DOP, pagata mi pare 1,55 euro. Mi piace prendere la confezione di grana già grattugiato perché quando faccio la pasta in bianco, il riso in bianco, insomma questo è già grattugiato, ne metto su un cucchiaino e sono a posto. Poi ho acquistato una confezione di mandorline. Mi pare di averla pagata 3,49 euro. Queste sono 200 grammi di mandorle già smucciate, perché appunto come snack diciamo salutare 5-6 mandorline al giorno ci possono stare. Poi abbiamo preso dell'uva, questa mi pare di averla pagata intorno alle 2,50 euro. Una confezione di piadine della Mulino Bianco, pagate 1,49 euro. Poi mio marito ha comprato questo succo d'arancia, dovrebbe essere 100% arancia con polpa e dovrebbe essere un litro di succo d'arancia. Se mi ricordo vi lascio il prezzo, non so quanto l'ha pagato. Poi, sempre mio marito ha acquistato questi petti di pollo della Lidl, sono 650 grammi e anche di questi, se ricordo, se mi ricordo vi lascio il prezzo. Una confezione di uova di galline allevate a terra. Devo assolutamente trovare le uova con la dicitura di non solo allevate a terra ma anche non in gabbia, perché molto spesso queste uova con l'indicazione galline allevate a terra molto spesso sono in gabbia e la cosa sinceramente non mi piace. Poi ho acquistato una confezione di carote e erano in offerta poi le zucchine a 90 centesimi, se non ricordo male, o 99, o 90, 99, quindi ne ho preso un bel po', anche perché erano belle grosse, belle grandi, insomma, e quindi ne ho approfittato. Ragazzi, da alla Lidl c'è in offerta il tonno di Omare, 12 lattine a 9,90 euro, quindi se mangiate il tonno correte ad acquistarlo perché è veramente un prezzo top, un'ottima offerta. Poi ho acquistato un pezzo di grana padano pagato intorno alle 4 euro. Mio marito poi ha preso un po' di pesche, ormai
è terminato il periodo delle pesche, però a noi piacciono molto, quindi fin quando le troviamo ne approfittiamo. E poi ho acquistato 4 mele. Ho preso queste del Sud Tirol, mi pare pagate 1,99 euro, mi pare, al chilo. Poi veniamo alle cose interessanti. Allora, se vi serve dell'ammorbidente, correte da Lidl, perché questo boccione di Lenore, 86 lavaggi, quindi è un boccione bello grosso, c'erano anche altre profumazioni, ma io ho acquistato lui, l'ho pagato intorno alle 4 euro, 4,50 euro, adesso non ricordo con precisione, se mi ricordo ve lo lascio scritto appunto da qualche parte. Io ho acquistato questo ametista rosa e note di muschio, mi piace tantissimo, è delicata come profumazione. C'erano anche altre profumazioni disponibili, però io ho acquistato lui con oli essenziali profumati. Poi, altra cosina che ho acquistato da alla Lidl sono questi due taglieri in vetro. Era da un po' di tempo che cercavo i taglieri in vetro. Questi li ho pagati 3,99 euro, sono due taglieri. Era anche disponibile il tagliere maxi in marmo, sempre allo stesso prezzo. Io però ho preferito prendere questi piccolini, oltre al fatto che mi agevola di più appunto tenerli all'interno della cucina, all'interno quindi dei cassetti, però appunto quello grande già ce l'ho, ho il tagliere in legno che uso tantissimo dell'IKEA, col quale mi trovo bene, e quindi ho voluto prendere questi due. Penso siano due taglieri con la stessa, due taglieri uguali, penso abbiano la stessa fantasia. Allora sì, hanno praticamente la stessa fantasia. La cosa che più mi piace è che hanno praticamente i gommini al di sotto, quindi non si muovono nel momento in cui tagliate, e io li trovo veramente molto funzionali. Quindi trovate queste dimensioni, questa piccola e quella più grande. Per 1,99 euro poi ho comprato l'ace candeggina, che l'avevo praticamente quasi terminata. Poi guardate un po' cosa ho acquistato. Era, non so se era in offerta, comunque questa spugna virale, viralissima, si vede veramente ovunque, della Scrub Mami, e chi sono io per non provarla? Alla fine, dopo non so quanto tempo, ci sono arrivata anche io e quindi ho acquistato questa spugnetta. Sono veramente tanto curiosa di provarla. Fatemi sapere se la conoscete, se la utilizzate. Io sono stata l'altro giorno anche alla Action e ho comprato i prodotti della Pink Stuff. A breve arriverà un video anche su quei tipi, su quei prodotti lì, quindi rimanete connessi e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Questa l'ho pagata 3,99 euro, ma mi pare che se se ne acquistavano due, al posto di pagarla 8 euro, era in, due spugnette erano in offerta a 5,70 euro, comunque al di sotto delle 6 euro. Poi ho acquistato anche queste maschere per i piedi, base di olio di noce di macadamia e burro di karité, per piedi morbidi. Sono curiosissima di provare queste maschere. Voi ve la mettete, vi rilassate sul divano, vi leggete una rivista, vi ascoltate un po' di musica, loro agiscono e dovrebbero appunto poi lasciarvi i piedi morbidi e setosi. Quindi sono assolutamente curiosa di provarla. Questa l'ho pagata intorno alle 2,90 euro all'incirca. Poi era in offerta la maschera, questa della Active Mask Hydrogel, questa praticamente dopo sole. Lo so che ormai diciamo che l'abbronzatura sta andando via, non penso che qui prenderò più sole, però alla fine è sempre una maschera all'acido ialuronico e alla vitamina C, che si utilizza sicuramente per tutto l'anno.
Poi ho acquistato i sacchetti appunto dell'umido. Secondo mio marito i sacchetti della Lidl sono i migliori, sono imbattibili e quindi ne ho acquistati due confezioni. E poi ragazzi ho voluto provare, oddio era aperta, forse mi si è aperta in borsa, ho voluto provare questa BB cream della Cien, non so come si pronunci. Ho preso questa in tonalità chiara perché anche se adesso sono un po' abbronzata, ho un residuo diciamo di abbronzatura, però ho pensato di utilizzarla appunto per l'inverno e quindi l'inverno io mi schiarisco tantissimo, male che va poi aggiungo un filo di terra e poi appunto non avrei voluto correre il rischio che fosse un po' troppo scura. Poi ho acquistato anche il cura lavastoviglie, questo di questa marca che ha il Lidl, V5, vediamo un attimino com'è, come mi trovo. Poi come ultima maschera ho acquistato anche questa della Garnier con la quale mi trovo veramente bene, questa è l'Hydra Bomb, pagata 1,99 €. E poi come ultime cosine acquistate alla Lidl vi faccio vedere questa verdurina. Ho acquistato due confezioni di verdura, mi pare pagate 80 centesimi l'uno. Passiamo ad Aldi. Allora, da Aldi vi faccio vedere le cose surgelate, sono andata lì prettamente per questo. Ho comprato una confezione di gamberetti, io li acquisto sempre, li pago meno di 4 €, mi trovo veramente bene con questi gamberetti. Ce ne sono 350 grammi, quindi sono veramente tantissimi, e li utilizzo per la pasta con zucchine solitamente, quindi ho acquistato loro. Poi ho acquistato il pangasio, questa è una confezione da chilo di pangasio, la pago intorno alle 5,50 €. Quando vado da Aldi lo acquisto sempre. Poi abbiamo acquistato anche i filetti di merluzzo, questa è una confezione da 600 grammi. Da Aldi ho comprato anche due brick di latte della Granarolo, l'ho pagato 69 centesimi a brick. Anche da Lidl ho visto che era in offerta il latte della Granarolo, mi pare che 4 confezioni o 6 confezioni venissero intorno alle 3,50 €. Mi pare però che da Aldi il prezzo brick è più conveniente. Poi altra cosina che abbiamo comprato e che abbiamo già aperto, mio marito ne ha assaggiata una, queste ciambelline ragazzi sono identiche alle Mr. Day, costano nettamente meno perché costano intorno alle 2,40 €, 6 ciambelline mi pare, no 8 ciambelline, e sono veramente buone, sono identiche alla Mr. Day. E poi vi faccio vedere come ultimo prodotto il pesce, ho preso due tranci di salmone da sapore di mare e li abbiamo pagati 11 €, anzi vado anche a metterli in freezer prima che mi si scongeli tutto. Ultime cosine che vi faccio vedere, ho finito il cacao amaro e praticamente mi serviva perché dovrò fare un tiramisù, anzi un finto tiramisù perché io lo faccio senza caffè, e quindi ho acquistato questa confezione di cacao amaro sempre da Aldi. Dulcis in fondo abbiamo acquistato anche dei crostini integrali all'olio d'oliva. Spesso sostituiamo il pane con i crostini quando siamo qui, almeno con questi riesco a limitarmi, ne mangio due, ne mangio tre, mentre il pane mi piace troppo e quando sono a dieta non riesco proprio a limitarmi. Bene ragazzi, allora questa è stata la spesuccia diciamo settimanale di inizio settimana, poi sicuramente ricapiteremo al supermercato e io vi ringrazio per essere stati con me. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi, così appunto non vi perderete i video, questa tipologia di video ma tanti altri video. Io faccio video un po' in base a tutto quello che mi passa per la testa, quindi sul mio canale troverete video di appunto di home decor, video di beauty, video di haul, abbigliamento, a me piace tantissimo appunto la moda, quindi troverete anche video di try and haul, insomma c'è un po' di tutto. Spero di avervi fatto compagnia,
Sono le 20:15, io ancora devo cucinare, quindi corro subito a preparare qualcosa di buono. Questa sera preparo il merluzzo con le carotine appunto lessate come contorno. Non so se utilizzare la friggitrice d'aria, adesso vedremo. Grazie per essere stati con me. Alla prossima. Ciao!